Ciao, oggi volevo parlarvi di un libro che ho finito di leggere ieri o l'altro ieri e che mi è piaciuto veramente tanto. Questo libro, di questo libro ne avrete sicuramente già sentito parlare e probabilmente l'avrete anche già letto, ma io volevo dirvi la mia. Comunque qua su YouTube ho visto che diverse persone hanno già fatto il loro video, anche se io ancora non ho visto nulla perché volevo prima, tra virgolette, registrare la mia opinione, insomma, e dirvi la mia. Il libro è Io prima di te di Jojo Moyes o Yo-Yo Moyes, io non lo so pronunciare, quindi... scrittrice inglese, edito da Mondadori, sono 390 pagine senza i ringraziamenti, costa 14,90 euro, però lo trovate scontato su Amazon o magari lo troverete anche già usato, magari sul libraccio, non lo so. Comunque edizione cartonata, 14,90 euro non è poi un prezzo così malvagio, è una bella edizione. La copertina è molto carina, ci sono, non so se riesco a farvele vedere, ma ci sono delle stelline, il titolo è lucido e quindi dà un effetto un pochino di rilievo, insomma, diciamo, è molto molto bella. Il retro di copertina riporta un sacco naturalmente di opinioni molto positive da parte dell'Independent, di Elle, Marie Claire e Sunday Express. L'autrice è mamma di 3 figli e vive nell'Essex con il marito e ha lavorato come giornalista per l'Independent per 10 anni e adesso si dedica alla scrittura in modo prioritario, diciamo. E se scrive così bene, è bene che lo continui a fare, secondo me. Anche il titolo, che vuol dire tanto ed è azzeccatissimo, per fortuna è stato mantenuto anche in italiano, e, come l'originale, insomma. Vi stavo dicendo, scusate, il titolo vuol dire veramente molto, molto azzeccato. Io prima di te è il titolo adatto per questa storia che viene definita una storia d'amore, ma per me è riduttivo che sia solamente definita una storia d'amore. Tempo fa, sempre con il libro del martedì, con i ragazzi e le ragazze del libro del martedì, ci siamo soffermati a parlare di quello che era per noi un romanzo di formazione. E ne è venuto fuori che, diciamo, per la maggior parte delle persone, il romanzo di formazione è quel romanzo in cui si vede la crescita del protagonista o dei protagonisti, il cambiamento, diciamo, dei protagonisti. Quindi, per me, questo, si può considerare un romanzo di formazione. Perché? È vero che c'è una storia d'amore, ed è la storia d'amore tra la protagonista, che si chiama Louisa Clark, che è una ragazza di 26 anni, e Will Traynor, che di anni ne ha circa 35. Ma a parte l'essere una storia d'amore particolare, per quello che poi adesso cercherò di spiegarvi senza spoilerare troppo, non è solamente una storia d'amore, ma è proprio una storia di formazione, perché all'interno di questo libro c'è la crescita e il cambiamento della protagonista in positivo, ma anche di Will, che non è il personaggio principale, però poco ci manca, nel senso che il libro è incentrato su Luisa principalmente, ma Will fa la sua bella e giusta parte. La trama è pressappoco questa. Luisa ha 26 anni e lavora, quando cominciamo a leggere questo libro, lavora in un pub che però purtroppo nel giro di
praticamente subito viene chiuso e quindi Luisa perde il lavoro con suo sommo rammarico, in quanto lei lavorava da diverso tempo in questo pub, si trovava bene e essendo una persona abitudinaria, questo tram tram a lei piaceva. Luisa ha da molti anni un ragazzo, ha una famiglia che non è economicamente stabile, quindi a lei quel lavoro serve. La prospettiva verso il lavoro è di andare a lavorare in una fabbrica che spenna polli e la cosa logicamente non l'ha letta per niente. Quindi, anche se non è una persona che si adatta facilmente, accetta, quasi costretta, perché piuttosto dei polli è meglio andare, a fare questo colloquio, accetta di andare a fare questo colloquio a casa della famiglia Trainor e il colloquio lo ha con la madre di Will, che è un magistrato. Fanno questo colloquio, lei si presenta vestita un pochino con. In realtà non ha un vestito bizzarro perché è un vestito che le dà la madre, però comunque la scena che si presenta alla signora Trainor è di una ragazza veramente un po' alquanto strana. Ma per una serie di cose, tra cui il fatto che ha una bella parlantina, Mrs. Trainor decide di assumerla. Cosa deve fare Luisa? Non deve accudire Will come un'infermiera. Facciamo un passo indietro. Perché deve accudire Will? Will purtroppo 2 anni prima ha avuto un grave incidente per cui è tetraplegico e può muovere solamente la testa e un braccio, ma molto poco, e la mano logicamente, ma poco poco. E per il resto è completamente immobile. Quindi ha già un infermiere professionale che cura i bisogni fisici, quindi il lavarlo, il cambiare il catetere e tutte queste cose qui. Quello di cui ha bisogno Will è di una persona solare che gli faccia compagnia e che lo faccia tornare alla vita, perché purtroppo ed è difficile dar torto a Will, è in un profondo stato di depressione, in quanto lui prima dell'incidente era una persona dinamica, una persona che aveva un ottimo lavoro, che faceva diversi sport. Questo è quello che Luisa accetta di fare. L'incontro tra Will e Luisa non è assolutamente buono, ma le cose cambiano rapidamente perché diciamo che Will si rende conto che Luisa non è solo chiacchierona, ma ha anche delle possibilità di cui non si rende conto. E quindi lo scopo di Will è cercare di inculcare in Luisa il fatto che potrebbe essere diversa e migliore da com'è. E mentre Luisa vuole a tutti i costi far vedere a Will che la vita potrebbe essere bella anche se lui è così com'è. E quindi c'è questa sorta di guerra che li porta prima ad essere particolarmente uniti nell'amicizia e poi questa amicizia trasformarsi in qualcosa di diverso. L'autrice tratta questa storia d'amore con molta delicatezza e questa cosa le è riuscita veramente bene ed è veramente un punto a favore di questo libro. Ma ce ne sono altri di punti a favore, tra cui le descrizioni degli abiti di Luisa o le battute che Will fa a Luisa e che lei a un certo punto impara a ricambiare con lo stesso tono. È per quello che dico che è un romanzo di formazione, perché questa specie di gara, chiamiamola così, fa in modo che entrambi possano cambiare. È per questo che io prima di te è azzeccato, perché entrambi erano profondamente diversi prima di incontrarsi.
Non vi racconto altro naturalmente della storia. Se l'avete già letta sapete come va a finire, e se non l'avete già letta io vi voglio spronare e spero di riuscirci a leggere questa storia e magari a farmi sapere cosa ne pensate. Uno dei più bei libri che ho letto nell'anno 2013. Fatemi sapere voi se cosa ne pensate e niente, è un libro che mi ha emozionato tanto e basta, vi saluto e vi aspetto. Ciao, alla prossima!